Imparare a parlare in pubblico non serve a niente. Ciao, sono Andrea Masiero di parliamocichiaro.net e nel breve video di oggi vorrei parlarti di alcune cose che non devi assolutamente fare quando parli in pubblico. Alcune cose quante? Adesso glielo dico quante, un attimo, adesso glielo dico. Le cose in particolare che mi preme che tu non faccia sono tre. Come quali? Adesso glielo dico un attimo. Uno. La prima, uno dei principali problemi che hanno le persone quando parlano in pubblico è quello di non ricordarsi quello che devono dire. Perdere il filo del discorso, hanno paura di non avere tutte le parole lì a disposizione. E allora cosa fa un sacco di gente? Decide di scriversi tutto il proprio intervento. Prende un foglio di carta e se lo scrive, parola per parola, tutto scritto bene benino. E poi cosa fa? Lo legge. Si chiama parlare in pubblico, non leggere in pubblico. Se tu leggi tutto il tuo discorso, tutto il tuo intervento davanti a una platea, il pubblico ti percepisce come qualcuno di distante. Questo avviene perché sei concentrato sul tuo foglio di carta, su quello che stai leggendo. Non hai la possibilità di guardare chi è di fronte a te e quindi ti perdi la possibilità di costruire una relazione con il tuo pubblico. Considera inoltre che la parola letta ha un ritmo molto diverso da quello della parola parlata e detta spontaneamente. Quindi non leggere. 2. C'è qualcuno che sa benissimo che non deve leggere il proprio intervento. E allora cosa pensa di fare? Lo impara a memoria. Un'altra delle cose che ti sconsiglio vivamente di fare è imparare a memoria tutto il tuo intervento. Se hai imparato un discorso a memoria, ok, non lo devi leggere su un foglio e quindi non terrai i tuoi occhi distanti dal pubblico, guarderai chi ti è di fronte, però non sarai completamente dedicato a chi è lì per te. La tua testa sarà alla costante ricerca delle parole che devi dire, sarai concentrato qui, nella tua mente, a cercare parola per parola quello che appunto devi esporre. E di conseguenza, anche in questo caso, sarai percepito come qualcuno che non è lì presente, che non è lì per il pubblico. Considera inoltre che se hai imparato tutto a memoria, c'è una buona probabilità che ti dimentichi qualcosa, che qualcosa ti scappi, ti scivoli via. E se te ne rendi conto, e magari sei anche qualcuno che non è molto abituato a parlare in pubblico, ad un certo punto ti compare una vocina che ti dice: «Ehi, ti sei dimenticato quella cosa importantissima da dire!» E sebbene il pubblico non sappia che tu avessi da dire quella cosa, la tua mente andrà alla ricerca di quella cosa che ti sei scordato e quindi non sarai più concentrato su quello che stai dicendo e arriverà inevitabilmente il momento in cui perderai il filo del discorso. E se non perdi il filo, vai tranquillo che perdi il pubblico. 3. Sei qualcuno che la sa lunga, sai benissimo che non devi leggere e sai benissimo che non devi imparare a memoria. Ma magari sei afflitto dal principale problema che hanno le persone che parlano in pubblico e che ne sanno tantissimo del loro argomento. Ossia, si mettono a parlare con un linguaggio molto tecnico e molto specifico. Sii semplice, ti prego. Usare troppi termini stranieri o un linguaggio estremamente tecnico ti fa percepire dal pubblico come qualcuno di distante. A meno che tu non sia assolutamente certo che il pubblico sia composto solo ed esclusivamente da tecnici, non utilizzare un linguaggio troppo tecnico. Ma se lo fai, spiega il significato di quello che hai appena detto. Se hai usato un termine straniero, traducilo. Magari usa anche degli esempi. Fare degli esempi per spiegare qualcosa di tecnico che è stato appena detto è un ottimo modo per far ricordare al pubblico i concetti che hai appena esposto. Quindi, per concludere, vorrei ricapitolare le tre cose che abbiamo detto di evitare. Non leggere. Non imparare tutto a memoria. Sii semplice. Sì, lo so che poi ce ne sono anche altre cose da non dire e da non fare, ma intanto oggi gliene ho dette tre, poi le altre volte gli dirò anche le altre.